Oggi abbiamo convocato, in un momento molto importante, gli Stati Generali sui cambiamenti climatici, mettendo al centro dell'attenzione delle politiche del governo questo obiettivo. Oggi era presente il Presidente Renzi, oltre che il Ministro Ségolène Royal, che rappresenta il paese ospitante della grande conferenza di Parigi, e una buona parte di ministri di questo governo. Qual è il segnale che abbiamo mandato? Che l'obiettivo dei cambiamenti climatici non è più solo un problema ambientale, non è più vissuto da questo governo come un vincolo, ma come una grande opportunità per tutto il paese. Cioè, si tratta di costruire un vero piano eco-industriale che ha a che fare con le infrastrutture, che ha a che fare con la ricerca, che ha a che fare con l'agricoltura, che ha a che fare con l'economia oltre che con l'ambiente, che dica agli imprenditori, alle città italiane, agli amministratori italiani il paese dove vuole andare, cioè quali saranno le regole e gli obiettivi che noi ci diamo da qui al 2030 per raggiungere un vincolo, un obiettivo molto ambizioso che noi abbiamo già sottoscritto a livello europeo, cioè riduzione di CO2 di almeno il 40%. Il Green Act è il piano ecoindustriale del paese. Attraverso il Green Act noi daremo gli obiettivi a ciascun settore per riuscire ad ottemperare gli impegni che abbiamo preso a livello europeo. Non deve essere vissuto come un vincolo, ma come una grande opportunità, perché tutta l'economia del domani o sarà verde o non sarà economia, perché non solo la grande enciclica di Papa Francesco ci ha richiamato dal punto di vista morale, ma Parigi sarà determinante per fissare degli obiettivi a cui tutti i paesi del mondo dovranno attenersi. Quegli obiettivi scateneranno una serie di investimenti a livello ambientale molto molto forti, e noi dobbiamo essere competitivi su quell'economia, cioè nel passaggio dall'economia lineare all'economia circolare. Quali sono queste misure? Questa mattina abbiamo già avuto degli esempi molto pratici. Il ministro Delrio ci è venuto a raccontare come sta puntando ad esempio sulle infrastrutture verdi invece che sulle infrastrutture pesanti. Ci ha detto quali sono i vantaggi se noi puntiamo sul trasporto via treno, sul ferro e sulle vie d'acqua invece che sul trasporto pesante. Il ministro Giannini ha detto quali sono gli investimenti che faremo in ricerca e sviluppo su questo tema. Io da parte mia ho indicato alcune strade che sono quelle prioritarie per il mio ministero, cioè sempre di più le città debbono tenere in considerazione quelli che saranno gli sviluppi futuri dell'economia e predisporsi a quell'obiettivo in termini di efficientamento energetico, in termini di energia rinnovabile. Quindi ognuno contribuisce per i propri obiettivi.